La nuova LBR, quindi abbiamo sia il key e il vanishing gauge ridotto quando facciamo il throttle indietro, che penso sia uguale alla scorsa volta, e in più abbiamo anche il PV nerfato, bro, ma non si gioca. Cioè, adesso noi andiamo con il nostro team bello ciotto, ma qui non si gioca, cioè non puoi fare throttle indietro, non puoi nemmeno fare PV. Vabbè, il PV in realtà è una bella mossa, il fatto di nerfare il PV, eh. È una bella mossa, sicura. Guarda, grazie a Dio ho beccato questa roba perché almeno possiamo testare con molta calma il cambiamento. Adesso in pratica in questo game farò solamente PV e float. Nerf al PV è stato aggiungere lag alla schivata, ma davvero? Cioè in pratica com'è sto nerf? Fammi vedere com'è sto nerf al PV, va. Ah, ma è vero, non puoi floatare. No, ragazzi, no. La roba che non puoi fare float è la cosa più orrenda di sempre, spero che non l'implementino mai, se no. Quit, no, vabbè, non quitto, però è davvero, è veramente brutta, ragazzi. Cioè, non puoi, devi stare immobile, statica, tirare le carte, è veramente brutta. È veramente orrenda, sono sincero. Questa cosa posso farla? Sì, ok, avanti ci posso andare, grazie a Dio. Si mette, no, no, aspetta, 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 fammi vedere un attimino. Fammi schivare, questa è la PV. Oddio mio, ho capito. Cioè, in pratica tu fai PV e rimani staccato nell'animazione. Vabbè, ma che vuol dire? In pratica i PV non puoi più farli? Cioè, non esistono più PV? Non sto capendo. Cioè, lo sento, l'animazione è molto più lenta, però non capisco se può schivare il mio avversario oppure no. Perché qui lo sento che è molto lento. Cioè, sono proprio bloccato dopo che schivo. È strana come sensazione, non so però se può schivare il tizio. Come funziona? Se è una roba buona, se è una roba che fa cagare. Allora, la roba del float, io l'ho detto, è bocciatissima. È un gameplay ultra statico. Devi stare sempre fermo, non puoi clacciare. È brutto, è proprio brutto, raga. Cioè, fa schifo. Fa veramente schifo. Per il gameplay lo senti proprio marcio. È lercio, devi stare immobile, così un tronco. Sei un tronco, bro, non puoi fare niente. Puoi solo tirare carta a casa e andare avanti. Non ha totalmente senso vallevare un timing intero, che è quello di fare il fatto indietro e schivare. Uno, due, vallevare un sacco di possibilità al tuo personaggio di fare azioni proprio nel gioco. Quindi è bruttissimo, bruttissimo. Per il PV non sto capendo perché mi sento bloccato, ma non capisco se il tizio contro effettivamente può schivare oppure no. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Però da quanto ho capito il float l'hanno abbastanza bocciato, l'ha bocciato persino Goresh, quindi spero che gli sia arrivato forte e chiaro il feedback da parte della community, sono sincero. Ora vediamo contro questo che ci dice il PV. Vediamo un attimino che ci dice questo. Mamma mia, ok. Tu, ok. Qui, vabbè, c'è Trico dietro, non posso metterlo. Può scrivere anche se fa PV. Prima però non l'ho mai scritto. Vediamo. Questo non è PV purtroppo. Ma da qualsiasi distanza, quindi non cambia niente se fa un PV da mid, long, close, non cambia nulla. Può scrivere sempre fine. Non lo so perché il PV secondo me ci sta a nerfarlo, eh. Ci sta a nerfarlo. Però, boh. Cioè, devi un attimo capire. Secondo me ci sta più tipo nerfarlo solo in alcuni. Ah, però non mi viene. Solo da alcune distanze, non tutte, perché sennò poi ci sarebbe semplicemente uno spam di carte continuo. E perché da sì, tu non puoi più giocare passivo, che non è una cosa orrenda, brutta. Però poi diventa lo spam simulator. Tipo, questo mi sa che era PV e non poteva fare niente. Quindi è rimasto il PV all'avversario. Boh. Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Perché pure questo, Bruno, a parte sto tirando carta a caso. Allora, facciamo così. Close dovrebbe esserci. Quindi a close ci sta, ma non ci sta più in mid e long. Però perché non mi stanno schivando quando lo faccio? Scusami. Riproviamo. Che palle che sei, bro. Fammi testare, no? Comunque è giusto, è giusto. Si fanno i test nell'LBR, santi Dio. Poi dice perché non li odi. Dai, tiragli due bombe in cava, va. E tiragli due bombe in cava, tiragli due bombe in cava. Questo, prima vita, via. Godo. Non è PV. Mori. Mamma mia, brutto. Brutto, ma dovremmo fermare. Ma sei un pazzo folle, mani mia cos'hai? Il PV schi... Vabbè,
Oddio, in realtà il PV è abbastanza casuale, eh. Cioè, per carità, ci sta che alcune volte indovini il timing dell'avversario, il long range, e sai quando sta per cliccare la carta, perché magari, che ne so, uno spamma carte e tu schivi di continuo, oppure uno che tira una carta dopo un tot di counts e passetti, cioè comunque vai a predictare il timing avversario, ci sta assolutamente, però nella maggior parte dei casi per me è una roba totalmente random il Perfect Vanishing. Che palle, non riesco a farlo. Ok. Guarda che prima non ci stava l'animazione, eh. Prima non esisteva l'animazione. Prima ci stava semplicemente il Perfect Vanishing e tu giocando ti abituavi e capivi quando era PV e quando non era PV. Poi l'hanno messo per facilitare i player penso meno esperti, semplicemente. Oddio, da long range, sì, da long range penso che nerfarlo. Mannaggia. Nerfare da long range ci può stare perché vai a limitare il player passivo, però da mid barra close comunque è più complicato prenderlo ed è un rischio in più. Potresti effettivamente lasciarlo. Forse solo da long lo nerferei. Tutto questo però non riesco a prenderlo, qui non sto capendo molto, sincero. Cioè l'ho fatto un paio di volte, ma che schifo sta roba! Sta roba, ragazzi, è brutto, brutto, brutto! Mamma mia! Comunque dicevo, prima l'ho fatto un paio di volte, ma non capisco perché non si muovono uguali, non me lo stanno schivando. Quindi, cioè, sento che l'animazione è più lenta, rimani bloccato, ma non sto capendo se effettivamente poteva schivare o no. Vabbè, l'ho ripreso con il gioco più assurdo del 2014. Gassi, ciao Nicola. Tutto bene, bro, tu come stai? Domani ci sei? Domani sera live? Esatto. Te l'ha già spoilerato il signor Nicola. E il signor Cream. Comunque non sto capendo ancora. Non sto capendo. Facciamone un'altra. Facciamo tanto dove arriva a 6, dai. A parte che adesso non lo facevo da un secolo, ragazzi. Ma tipo da settimanella, giusto. Ok. Vai, vai. Picchialo. Picchialo. Tu. Sì, già non mi ha fatto tutto bene. Come stai tu, caro? Godo. Godo solo per questa meravigliosa SM. No, 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 no. Che noia, è solo un G4 spam di green card. Mi fate fare un PV? Anzi, fammi PV adesso, me lo fa sicuro se ti una blast, ok? Eh sì, potevo schivare. Potevo schivare, bro. Potevo schivare, quindi il PV nel mid range non esiste più in pratica. Questo è il classico PV che tira blast e loro schivano, mettono un personaggio e schivano subito. Boh. Non lo so. Cioè, che senso ha lasciarlo, scusate? Cioè, che senso ha lasciare il PV e lasciare l'animazione se poi in realtà non puoi andare in combo? Levi l'animazione e basta. Cioè, non ha senso, non cambia nulla. È uguale, identico. Cioè, non è che non cambia niente. Cioè, se io ho l'animazione del PV ma non posso effettivamente andare in combo, che cosa me ne faccio dell'animazione del PV? Levalo. Non esiste più in pratica. O forse ci sono timing specifici, tipo da long range entro uguale. Non sto capendo. Vediamo. PV, dai. Facciamo così. Oh, santo cielo. O forse solo. Quindi da close forse entra e da mid barra long range non entra? È così? Fammi capire. Solo dal PV e mentre negli eventi roba PV rimarrà. Ah, infatti nel PV il PV comunque serve anche. Oddio, diciamo, in realtà nel PV basta che schivetti di blast e il tizio prende contro la combo. GG. Boh, non lo so, non lo so, non lo so. Cioè, in teoria dovrei provare e dovrei confermare se da close ci sta ancora e non puoi schivare. E da long e mid. Ok, quindi mi confermate. Da long e mid non esiste più, ma solamente da close. Boh, a sto punto leva l'animazione. Io farei così, sincero. Farei così. Nerferei il PV da long range, magari. Levi l'animazione, la levi del tutto. Basta. Levi qualsiasi cosa. Fine, tu non hai più il PV da long range. Però lo lascerei da close e mid. E da. Sì, da close e mid. Perché da close e da mid. Comunque, tu prendi più un rischio perché stai giocando aggressivo.
di conseguenza, se tu prendi il PV, bravo che l'hai preso, hai avuto un buon riflesso, oppure un po' di fortuna, per carità. Però comunque tu sei andato contro l'avversario, non stavi giocando in maniera passiva. Quindi di conseguenza ha senso tenerlo. Da long range invece non puoi più fare l'infame e giocare tutto passivo camperato cercando il PV, ma certo puoi andare in long range e poi giocartela per resettare un fight, per fare, che ne so, flotta all'indietro più schivi, poi comunque giocare long range per stallare, puoi farlo in tanti modi, però non puoi prendere PV, non puoi prendere combo garantite, il gioco non ti premia giocando passivo, ok? Per me ha più senso fare in questo modo, levarlo anche da mid, boh. Non so se è una buona scelta tenerlo solamente da. Cioè, capisco che voglio incentivare il giocare aggressivo, però così è davvero troppo. Cioè, così tu mi metti in una situazione di giocare per forza addosso all'avversario. E se non voglio, e se devo crashare, se devo un attimino stallare e prendere magari dei counter importanti, non posso farlo. Cioè, rimane solamente un gameplay nel gioco? Mi sembra un po' strano. Ma infatti la roba del Vanishing, ripeto, orrenda. La roba del Vanishing orrenda, ragazzi, non mi piacerà mai. Mai, che puoi solamente andare in avanti, non puoi andare indietro, non puoi fare niente, fa schifo. Perdi non lo so, un quarto delle azioni che potevi fare prima. Rendi il gioco molto più limitato. Veramente brutto, brutto, brutto. Però a livello di PV c'ha senso magari nerfarlo, però lo lascerei anche in mid range. Quindi lo andrei a nerfare solamente in long e andrei proprio a levare l'animazione a questo punto. Cioè, levare tutto e via. Non me ne frega niente, non voglio avere l'animazione in long per poi non poter andare in combo. Che senso ha? Ma se ho interrotto la. Aspetta che li metto. Ok, lost, scusate. Come vedere, ha fatto. Vabbè, oggi è bello lo stadio, bro. Oggi è lo stadio con veramente un bel ambiente, bella atmosfera, un'altra vittoria 3-0. Anche se devo dire che abbiamo. Vabbè, non dico solo perché l'abbiamo dominata, però nell'ottantesimo così c'era ancora un po' la paura sull'1-0. Stavamo sbagliando un po' di palloni. Però, beh, ma lo stadio in queste partite, vi giuro, meraviglioso. C'è un ambiente bello, bello, bello. Che schifo questo Paralyze, mi ha devastato. Siamo Tarless. No, il flotta indietro è orrendo, ragazzi, ve l'ho detto. Non. Comunque, ok, quindi abbiamo capito che non puoi più fare il PV da mid e da long range, ma solo da close. Perché se lo fai da mid o da long, anche se ti esce l'animazione, puoi schivare e sei molto più lento. Senti proprio che sei molto più bloccato. Giusto o non giusto, boh, non lo so, ve l'ho detto. Io preferisco tenerlo dal mid. Però questo già è un test che ha più senso, secondo me, rispetto a quello del float. Il float è veramente uno schifo. Sì, esatto, Lear, esatto. Non ha senso nel fare entrambe le cose. Tu lasci il gioco come adesso, con il float all'indietro, ma mi nerfi e mi togli il PV da long range. Tu hai fatto, a posto. Giocano mid, se vogliono prendere il PV una combo sicura, vanno a giocare in maniera aggressiva, quindi mid e close range. Se vuoi magari giocare in long, non prendi PV, però, boh, puoi resettare i fight, puoi giocare un pochino più tranquillo perché ti servono quei due counter per entrare. Cioè, puoi fare più azioni, hai più situazioni nel gioco. Ci sta, assolutamente. Vediamo. Vediamo poi come se la gestiscono, eh. Perché io, da quanto ho capito, la scorsa season, almeno la scorsa season dell'NBR con questi test, hanno avuto un sacco di feedback negativi per quanto riguarda il nerf sul float. Quindi, per fortuna, molta gente ha concordato con la mia opinione. E anche Goresh, ragazzi, Goresh, fidatevi. Goresh ha tanta importanza, quindi va bene. Vediamo poi cosa decidono di fare. Tanto questo muore. 5-1 Fiorentina, ma che se ne rifà il 7-1?